Buongiorno a tutti e buona ripresa alla fine del tempo estivo. In questo mese di settembre c'è un evento che ho voluto ricordare nell'apertura del Messaggero di Sant'Antonio. Proprio 800 anni fa, sul Monte della Verna, Francesco d'Assisi riceve le stimmate. Si era ritirato in quel luogo in un tempo piuttosto difficile per lui, segnato da fatiche nella relazione con i frati dell'ordine da lui fondato. C'erano visioni diverse dalla sua e sembrava che i frati non avessero più bisogno di lui, che fossero tanti e tali da poter continuare da soli. Anche a noi, talvolta, accade di trovarci in una situazione simile. Avevamo tanto lavorato, ci eravamo tanto impegnati e ora siamo messi da parte, non serviamo più. E questo ci fa provare rabbia, frustrazione, anche il desiderio di ribellarci. È sicuramente importante che venga fuori il nostro disagio, ma non sempre è possibile cambiare le cose. Nel dialogo della perfetta Letizia, Francesco racconta con un esempio che la perfetta Letizia nasce proprio quando ci troviamo in situazioni di questo tipo e non rispondiamo con rabbia, con violenza. Non ci appropriamo di nulla, neppure del nostro aver ragione. Ecco, questo sembra paradossale e sicuramente in contraddizione con le logiche di oggi del nostro mondo. Ma per Francesco, in questo modo, rinunciando al voler aver ragione, al voler imporre la nostra idea, riponiamo solo nel Signore la nostra fiducia e riceviamo da Lui la pace del cuore. Francesco quindi si ritira sul Monte della Verna insieme a suo compagno, frate Leone, e nella solitudine ricerca la sua identità. Chiede, grida, chi sono io? Chi sei tu, Signore? E come risposta riceve questo segno, che lo rende simile a Cristo crocifisso. Da quel momento porta nel suo corpo le sue stesse piaghe, che sono in segno della carità di Dio, del suo amore dato fino alla morte infamante di croce. Che cosa avviene in Francesco? È difficile dirlo, ma abbiamo una testimonianza raccolta in una piccola pergamena che è conservata ancora oggi ad Assisi e che Francesco aveva scritto proprio per frate Leone. Da un lato della pergamena è presente una benedizione al suo confratello e amico, che in quel momento stava attraversando un tempo di prova e di tentazione. Francesco è attento e sensibile alle fatiche di chi è vicino a lui, del suo fratello, e trova le parole e i gesti per consolarlo e incoraggiarlo. Dall'altro lato della pergamena c'è una preghiera di Francesco, rivolta a Dio, una lode sublime e appassionata. Tu sei santo, Signore Dio unico, che compi meraviglie. Così inizia, e da qui continua a esprimere la grandezza, la bellezza, la bontà, tutte le qualità di Dio. Solo un cuore traboccante d'amore parla in questo modo. E così doveva essere Francesco, profondamente unito a Gesù in un amore traboccante per Dio e per gli altri.